Ecco. Allora, ciao Giorgio. A proposito, ci vabbè, vediamo. Io già senti, hai mandato quell'altra registrazione? Sì, adesso parte, l'ho appena fatto, quindi se la devo andare a coso, perché c'era una cosa che andava bene e ho dovuto come dire, metterla a posto con l'audio. E allora ti voglio dire che in queste ultime ore, come sai, sta succedendo quello che molti non si aspettavano, cioè che la Russia sta abbandonando la Siria al suo destino nelle grinfie degli ingordi. Questa è la realtà, purtroppo. E no, io è già questo... una realtà indicativa, perché noi vigliacchi li valutiamo come tali, non solo, prima li valutiamo come uomini, li valutiamo come vigliacchi, poi in un secondo tempo li valutiamo come compartecipi e cointeressati. Va bene? Sì, quindi sì. Questo è per quanto riguarda, per poco che possa valere, le nostre considerazioni in merito a queste cose. Noi ci facciamo vanto di aver partecipato e di essere in un certo senso eredi di chi non aveva mollato, non ha mai mollato fino alla fine, e queste cose le diciamo e le ripetiamo. Certo. Questa gente ci fa schifo. Sì. Come esseri umani, se vorranno il mio aiuto non l'avranno in nessun senso, punto e basta. Certamente è chiaro che si sono messi d'accordo a livello mondiale. Sì, è chiaro che l'accordo è molto grosso, altro che, ma altrettanto vero che non si mollano gli alleati in questa maniera, soprattutto dopo avere promesso e ripromesso che li avrebbero sostenuti fino alla fine, invece di no. Fronte a un attacco sostanzialmente vile, come è tipico degli occidentali. Sì, sì, tipico. È chiaro, no? Loro, se non sono sicuri di vincere, non si muovono. Se trovano uno tosto, e questo armato, mi ricorda il fatto che Gheddafi è stato lasciato solo, ma evidentemente non si avevano notizie di altro tipo. Saddam Hussein è stato lasciato solo, sì. Ma anche lì l'uomo aveva fatto molti errori. Ah beh sì, Saddam Hussein specialmente. Per il resto non possiamo altro da aggiungere. Poi leggeremo alcuni brani di questo importantissimo libro. Che è? Vite parallele, Giuseppe Mazzini, Osama Bin Laden. Come mai c'è, quando la storia legittima il terrorismo? Quando qui si riferisce. Io non sono affatto d'accordo di paragonare Mazzini con Bin Laden. Beh, adesso questa è esagerata. Cioè, attenzione, bisogna chiarire le cose. Prima di tutto, il libro è stato scritto in un momento in cui il cosiddetto Bin Laden appariva come esponente dell'ala, diciamo così, oltranzista dell'islamismo. Oggi sappiamo che Bin Laden era un'operazione mediatica a vasto raggio, cosa che noi a suo tempo avevamo ampiamente ipotizzato. All'epoca invece il discorso era diverso. Uscì fuori poi un altro discorso legato ad un intervento in Parlamento di Craxi, il quale, per aver detto una cosa di questo genere, aveva detto: ma anche Mazzini è stato accusato di essere terrorista e quant'altro eccetera, apriti cielo, cioè in Italia di Mazzini non si parla mai. Sì, ma... Mazzini non si cita mai, basterebbe citare questo. Sì, sì, lo ricordo, quello di Craxi, quello mi ricordo. Sì, sì. In relazione... No? In relazione alla Costituzione italiana, presenza di Mazzini, questa è un presenza di Mazzini, un convegno. Sì, qui non si parla mai, però quando Craxi disse e aveva perfettamente ragione, no? In quel caso sì, perché dice, anche Mazzini lo accusavano di essere un terrorista, è vero, perché sì, però... Mazzini spingeva i suoi adepti a agire, perché era l'unica maniera per fare, allora apriti cielo, no? Gente che non sapeva nemmeno chi era Mazzini, si è permesso di parlare male di Mazzini. In questo contesto, questo autore, che si chiama Mario Moncada di Monforte, scrisse questo libretto che è di grande interesse,
Poi ovviamente sappiamo cosa è successo, sappiamo chi erano i quaidisti e sappiamo cosa stanno facendo adesso i quaidisti, che sono quelli che tengono Manforte ai potentati occidentali, all'Arabia Saudita, al Qatar e altre organizzazioni delinquenti, è vero, per distruggere la Siria, che è l'unico baluardo nazional-socialista nel mondo arabo, quindi sappiamo perfettamente. Però quello che c'è scritto qui io lo leggerò dopo e capirai perché ho preso in considerazione. Anch'io non ho assolutamente nessuna ragione per paragonare Mazzini con Al-Qaeda, anche e soprattutto perché Mazzini non ha mai receduto dai suoi principi fondamentali, mentre i quaidisti sappiamo che cosa stanno facendo oggi. Lasciamo stare. Sono a servizio del Signore. Esattamente. Quindi è inutile che stiamo qui a nasconderci, perché la verità, i fatti sono questi, ma dico solo che a questo punto io sono convinto che la Cina, la Russia e gli Stati Uniti si sono divise a torto di quello che è rimasto sulla Terra a livello energetico, fino a quando qualcuno non fregherà gli altri due. Adesso chi sarà questo qualcuno che fregherà gli altri due, perché due di questi verranno fregati, e cioè i primi a essere fregati saranno i cinesi, per motivi molto chiari, perché sono in tanti, perché stanno consumando troppo e si stanno accaparrando troppo. Quindi bisogna capire se con i cinesi saranno fregati gli americani oppure saranno fregati i russi. Questo è il punto. Io non credo che i cinesi molleranno. Non credo neppure che la Russia, in questa condizione di accerchiamento, si fa cerchiare, in cui al momento si trova, la Siria. Non lo so io. Appunto, nel giorno e il momento in cui la Russia ha perso la Siria, voglio sapere che cosa fa. Ah, appunto, mi piacerebbe proprio saperlo. No, dico, perché per fatto l'ho detto che uno dei due si tre, uno fregherà due, e cioè se saranno i russi e i cinesi separati insieme o se saranno i cinesi e gli americani separati insieme. Cioè bisogna capire come stanno le cose, perché adesso se la Cina perde l'Iran dovrà pagare il petrolio il doppio di quello che c'era adesso. E non so. Esattamente. Questo è il punto. E anche l'India, cioè. E non possiamo dire che la Cina non abbia bisogno del petrolio. Ha bisogno, come? Sta crescendo, cioè io ho fatto con mio figlio che è da 3 mesi che è stato in Cina, dove mi ha detto che ha raccolto molte informazioni, ha parlato, ha viaggiato tra Pechino e Shanghai, insomma ha parlato con tante persone, anche con dirigenti di grandi imprese statali come la Casco, che sarebbe poi la Finmeccanica cinese. E in sostanza cosa risulta? Risulta che la Cina consuma tantissimo, ha bisogno del petrolio come l'acqua, si può dire, e allora mi domanda se permette di prendere la Siria, e vuol dire che dopo è chiaro che anche l'Iran farà la fine. La Cina cosa farà? Non piacerà più la Cina, questo è il punto, capisci? Infatti. Noi ci stupiamo sempre che questi qui non riescono a capire delle cose elementari. Ma evidentemente l'umanità è fatta da cretini, cioè chi gestisce la politica nel mondo umano evidentemente sono in maggioranza cretini, non possiamo fare altre deduzioni, mi sembra. C'ho qui un libretto simpatico intitolato Giorgio Gentileo. Il Gentileo. Ah. L'ho mai sentito. Tale Giorgio Mecheri o Mecheri, dove ci sono delle considerazioni in merito che però in questo momento non riesco a trovare, e dove il punto dice che la maggioranza dei politici sono dei cretini, perché questi veramente, io so che questi si mettono d'accordo, noi lo sappiamo perfettamente, scapito di tutti gli altri, però c'è un accordo perdente e un accordo vincente, capito? C'è, ma adesso io sto seguendo sul sito di Press TV, che non dice nulla di questo attacco imminente, anche il sito del Syria Free Press non parla di queste cose qui, e questo è strano, è molto strano. Sì. Eppure guarda questo libro.
Andiamo dopo vedere. L'impero. Emanuele Todd, dopo l'impero, sì. Risoluzione del sistema americano. Ah, beh, il sistema americano, che per me il sistema americano è già dissoluto, è già in fase di dissoluzione. Esattamente, esattamente. Anch'io sono con... Vive sul falso, invece vive su un'economia di dati falsi, su un debito pubblico che non so io, che non paga, che nemmeno tutto il mondo messo insieme può pagarlo. E, mi domando, non so, c'è cioè più collassato di così, cioè più dissoluto di così, non si può. Allora, ecco, quello che volevo dire è questo. Nel lungo periodo la Russia è vincente. Perché? Perché la Russia è un paese che ha delle ricchezze interne talmente forti, questo sì, che devono essere tutte sfruttate, per cui le sue possibilità in futuro sono altissime. Ha una tecnologia militare fortissima. Certo. E quindi non capisco per quale ragione deve cedere di fronte al pressing americano. La Cina. Perché... Dimmi. Ma secondo me, ripeto, la Cina. La Cina. La Cina non ha il numero sufficiente di mezzi concreti, materiali, di carattere energetico e di materie prime, no. Però ha una materia prima fondamentale che è la popolazione, Lustria. Una popolazione che comunque, mentre fino a qualche decennio fa era rinchiusa politicamente, geopoliticamente, anche psicologicamente, all'interno della grande muraglia di industria, la grande industria, ha bisogno di espansione. La Cina, questa massa enorme di popolazione, la sta espandendo in tutto il mondo, non so per quale ragione deve cedere di fronte a un pressing statunitense che è un pressing di totale autodifesa. Dove vogliono andare gli americani? Non hanno più la possibilità di gestire la grande richiesta energetica e di materie prime per il loro consumo e non hanno nemmeno la forza per poterlo sostenere, quindi dove vogliono arrivare questi? Appunto. E non si capisce per quale ragione quelle altre due potenze gli danno retta. Questo mi... Io ti dico solo questo, che è ovvio che per fare quello che stanno per fare ormai lo faranno, salvo non so. Ma detto, è chiaro che sono stati firmati degli accordi segretissimi che sono validi, e poi la Russia avrà qualcosa da quelle parti, magari avrà, non lo so, avrà, cioè, si è preso qualche altro vantaggio, sicuramente. Fino a poco tempo fa c'è stato chiaramente uno scambio. Quando ci fu l'attacco contro la Serbia da parte della NATO, sì, la Russia ebbe, che la Russia che perdeva moltissimo, perdendo il punto di riferimento nei Balcani, caspita, perdendo la Serbia, ebbe in cambio mano libera in Cecenia. Sì. E questo l'abbiamo capito subito. Sì, 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 questo sì. Adesso dove può avere mano libera la Russia? Appunto, dove? Perché l'unico problema per la Russia era la Cecenia, che mano libera c'ha. La non Turchia lo so. È in crisi. Una volta la Turchia era chiaramente occidentalista, adesso non lo è più. Allora dove ha mano libera la Russia in cambio, la Turchia, in cambio della Siria? La Turchia, cioè l'opinione pubblica turca non è occidentalista, ma il governo purtroppo è lo stesso, cioè. Sì, ma non ha senso. Sarebbe un governo stupido che andasse apertamente contro l'opinione pubblica. L'opinione pubblica realmente rappresenta quello che pensa la maggioranza dei turchi, quindi, capito? Sì, qui sì. Non è come l'Italia, dove abbiamo un'opinione pubblica completamente artefatta, costituita da giornalisti senza cervello, i quali ripetono stancamente, e dove l'opinione pubblica reale, cioè il mondo reale, è composto da testa di cazzo che ancora ci fanno abbindolare dal centro-destra e dal centro-sinistra. Comunque, da dove sta aumentando il numero e la forza politica del numero delle persone che non ci stanno più al gioco, sì, ma sta aumentando.
non è ormai al top, cioè è chiaro, no? No, 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 ma... quindi queste sono le cose su cui noi dobbiamo riflettere. Te lo devo dire a proposito di questa faccenda, perché anche gli iraniani, no? A un certo punto si sono ritirati a Cuccia, e questo era gli iraniani che avevano promesso che... e però anche adesso loro fanno silenzio. Io, per dire, il ministro che siamo qui adesso, se io parto dall'Iran, ecco qua, Iran, due punti, Iraq, attacco Siria, capi europei prendono saggia decisione. Ma qui sempre sul sito www.italian.irib.ir, non so, adesso un attimo che voglio vedere il sito di Press TV, vediamo cosa dice. Un attimo, sì. Lo commentiamo in diretta, vediamo cosa dice. C'è qualcosa che appunto qui dice, allora qui parla che appunto le Nazioni Unite, cioè, sollecitano Israele a smettere con demolire le case palestinesi. Poi l'Iran, Majid, vuole essere esercito per il colpo di Stato del 53 da parte degli americani. Poi parla sempre che negli attacchi contro la Siria ci sono molti Israele, cioè serve soltanto agli interessi di Israele. E poi qua c'è ancora, ecco, qui abbiamo il sito di Iran TV che dice l'Iran mette in guardia contro un attacco alla Siria. Ecco, quindi, ecco qua, dice che le conseguenze saranno letali per l'Occidente. Adesso, io qua te lo dico cosa dici. Mi sembra che sia giusto, è vero. Mi senti? Giorgio. Come no, ti sento, sì. Allora dice l'Iran mette in guardia, ecco, sì, l'Iran mette in guardia contro il terrorismo militare in Siria. Qui parla che il ministro degli esteri iraniano ha messo in guardia contro le conseguenze disastrose di un potenziale intervento militare straniero, cioè quindi occidentale, in Siria. Questo l'ha detto il ministro Abbas Araki. E quindi sì. Poi parla di tutte queste cose. Qui queste notizie di oggi, praticamente. Oggi abbiamo 27 agosto, quindi una notizia che però è apparsa alle ore 10:18 di questa mattina, ora italiana. Ecco, e quindi in Iran è stato più voce. No, ora iraniana, scusa, ora iraniana, non italiana. Quindi è questo qua, e poi c'è questo, anche poi parla qua di un caso che ti voglio dire, attenzione a questo ti leggo. Poi dice il presidente Hassan Rouhani si è insediato il 4 agosto 2013, perché parla che un diplomatico che si chiama Jeffrey Feltman, sta discutendo, cioè cotto a parlare della crisi siriana, si parla anche di riprendere le relazioni fra Iran e Inghilterra, e quindi certamente, poi chiaramente gli iraniani vogliono che gli inglesi, insomma, li affrontano la situazione con rispetto e non come hanno fatto finora, con la solita prepotenza, perché gli inglesi si fanno sempre forti, no? Quando hanno dietro qualcuno che li protegge, come la seconda guerra mondiale e come la prima, no? Ma anche con Napoleone, se non avevano tutta l'Europa con loro, cioè, loro proprio l'abilità diplomatica di coinvolgere tutta l'Europa contro Napoleone, e ce la fecero, perché se erano solo loro le avrebbero prese. E così anche con la Germania per guerra mondiale, così, o anche nella seconda guerra mondiale, anzi. Nella seconda guerra mondiale, se gli americani non facevano nulla, gli inglesi e i francesi, credi a me, non avrebbero nemmeno pensato di dichiarare quella a Germania, anzi sarebbero ben guardati a farlo. Non so se mi spiego. È ovvio, è evidente, lo sappiamo perfettamente. Comunque è una notizia che mi ha lasciato molto quella mare in bocca, cioè mi ha lasciato proprio... uno schifo, non ti dico, cioè, anche questo punto. Sono decenni che tu pensi mangiamo in Italia, il rospo, sono decenni che siamo costretti a mangiare il rospo. Sì, tu pensi che in Italia c'è addirittura, non so, verso Milano, dove un club intitolato a Putin, no? E dove sì. Lo mettono a modello del presidente che dovremmo sì. Avere anche in Italia. Beh, guarda, io un presidente del genere che lascia un alleato importante, che combatte per una causa importante che lui sa,
cioè quindi la Siria, e la lascia in questo modo, beh guarda, ne faccio ben volentieri a meno, mi tengo napoletano piuttosto, almeno se so che so quel sì, cacchio sì, che è chiaro. So quel cacchio che è, appunto. Ma mi tengo questo qua che è un poverello, insomma, meglio un poverello come napoletano, che almeno non abbandona nessuno, cosa vuoi, va dietro, tira a campare, come si dice. Ma mai uno come esatto. Putin dà un'immagine che poi sotto sotto non è quella. No, non solo, ma ha sostenuto il governo siriano fino all'ultimo minuto, facendo credere che l'avrebbe sostenuto fino alla fine. Ma invece no. E poi alla fine l'ha mollato. E questo no, mi ricorda ti posso dire certi compari tedeschi, lo dobbiamo dire sempre, sì, i veri autentici traditori dell'Italia. Non è vero che l'Italia ha tradito la Germania, è la Germania attraverso i suoi esponenti. Questo, va bene, diciamo, che hanno tradito soprattutto Mussolini nel 1945, mettendosi abbiamo. D'accordo alle spalle della Repubblica Sociale Italiana con gli anglo-americani, va bene? Sì, questo purtroppo anche, quello che dici è anche vero, perché e consegnando 45... Mussolini ai suoi assassini. Devo dire che consegnando Mussolini ai suoi assassini. Erano gli accordi che avevano preso per arrendersi. Diciamo, per aver salvato la pelle almeno alcuni esponenti delle forze armate tedesche, come anche loro la loro esponenti. Pelle l'hanno salvata di sicuro. Sì, certo, ma basta vedere la carriera che ha fatto e soprattutto Dolman. Quel personaggio che non varrebbe nemmeno la pena di citare come nome perché non merita, sì, appunto, e che era capo delle SS italiane, responsabile di tutto quello che hanno fatto le SS in Italia, eh? Esattamente. E secondo me l'ho fatto anche apposta, certe cose. Ma io quello che trovo dire è appunto che, dicevo, chiaramente no, l'Iran, cioè non l'Iran, cioè la Russia, attualmente ha ricevuto qualcosa in cambio che spesso lo sapremo cos'è. Ma invece i tedeschi, devo dirti che ultimamente, almeno a parole, la Merkel si è dichiarata nettamente contraria all'intervento, cioè almeno questo, sì. Almeno a parole l'ha detto, poi magari sotto sotto dice anche lei contenta, può essere, ma però a parole ha detto, cioè almeno pubblicamente. Non credo. No, faccio per dire, ma perché guarda, oggi non bisogna fidarsi più di nessuno, perché dicono una cosa e ne pensano un'altra, dicono una cosa e ne fanno un'altra. Sì, è verissimo, allora, è verissimo, però fa? Sono come convinto no, che non fa? Ci anche sia alcun. La Germania a fin dei conti, cioè, voglio dire, purtroppo anche lei ancora subisce, come l'Italia e anche il Giappone, devo dire, quel peso della sconfitta che fu la seconda guerra mondiale, quindi le subiscono ancora queste cose qui. Ecco, indubbiamente. E questo, diciamo, è uno schiavismo che dura ormai da fra poco, faremo 70 anni nel 15, quindi nel 9 certo. E mezzo. Comunque, in ogni caso, non solo l'Europa rappresenta una potenza, comunque sia, ma anche la Germania, rappresentando il pivot, l'epicentro in cui questa potenza europea si è piano piano organizzata, ha anche la capacità e la possibilità di dire no alla volontà degli americani. Questo potrebbe essere il primo momento di un risveglio dell'Europa nei confronti della controparte occidentale. Però attenzione, qui c'è una, devo dirti, devo aggiungere a proposito della Russia una cosa molto buffa, no? È che sa un misto di avvertimento mafioso, che so io. Allora, loro dicono: noi non facciamo guerra a nessuno, intanto ritirano la loro flotta dalla Siria, poi dicono: non c'è nessuna prova che quei gas li ha usati Saddam Hussein, anzi è l'incontrario. Cioè, Bashar al-Assad, cioè l'esercito siriano, sì. Anzi l'incontrario. Sì, lo sappiamo. Poi dicono: un attacco alla Siria avrà conseguenze catastrofiche. No, mi domando io. Cioè, che significa? Cioè, catastrofica avrebbe se i russi difendessero la Siria, cioè sarebbe catastrofico per gli occidentali. Certamente. Che beccherebbe delle legnate studenti di quelle veramente terribili se tutto il potenziale russo si esprimesse in quello scacchiere. Però a meno che una Siria attaccata proditoriamente e come sappiamo veramente proditoriamente non abbia la capacità reattiva tale da far piangere lor signori, ma soprattutto non credo. Quei lor signori che stanno lì nelle vicinanze. Lì può succedere un casino, questo sì, però quello dire, piango una volta Siria, per tutti, capito? La Siria non è una potenza militare assolutamente per niente, avrà qualche armamento forse antiaereo,
forse se la Russia gliel'ha dato, di, che potrebbe mettere pensieri appunto a loro signori, però secondo me se viene lasciata alla mercé di Israele, Stati Uniti e Gran Bretagna, questa qui è meglio che si arrende subito senza neanche combattere, cioè dove che va? Cioè non vedo che, cioè non può, no, no, ma non può proprio combattere, cioè prima che fa riceve 50.000 bombe sulla testa. Noi, allora, sappiamo, bisogna... noi sappiamo che la Siria ha un contingente di armi chimiche sufficiente per rappresentare una notevole deterrenza, sì, quello che loro hanno paura. La domanda è, se queste armi chimiche le ha ben nascoste e le può usare, va bene, ma se invece i signori sanno dove sono, gliele distruggono subito, anzi con ripercussioni che gravissime sul popolo siriano. Bisogna vedere chi arriva per primo. Quindi voglio dire, allora, bisogna capire qui, perché anche Assad, comunque il presidente si dimostra combattivo, ha detto chiaro e tondo che vuole star lì, anzi non ha nessuna intenzione di mollare nulla, ma però a questo punto abbandonato la Russia, e l'Iran non si espone, perché se l'Iran alla Siria non lo può aiutare per niente, perché non è in grado di aiutare la Siria l'Iran, anche se all'interno suo si può difendere bene, ma non è in grado di aiutare la Siria, anche perché l'Iran, nonostante che abbia fatto progressi notevoli in materia di difesa, però non è ancora in grado di reggere certi urti, non può, neanche perché non può farlo, insomma, non è ancora. Sì, si può difendere se attaccato al suo interno e se la Russia gli stava alle spalle, ma se la Russia non sta alle spalle dell'Iran e la Cina nemmeno, anche l'Iran è destinato a, nel giro di pochi mesi, a fare la stessa sorte, questo voglio dire, salvo che, non lo so, cioè quindi qui si subisce tutto così passivamente. Noi abbiamo davanti agli occhi due esempi recenti. Il primo è quello, potrei dirne tre, perché anche l'operazione della NATO contro la Jugoslavia è stata evidente, ma lì erano tutti concordi e la Russia non era in condizione di difendersi e ha lasciato la Serbia, che è la testa di ponte della Russia nei Balcani, l'ha lasciata a disposizione di lor signori, tant'è vero che non solo lor signori hanno invaso la Jugoslavia, l'hanno divisa secondo i loro bisogni e secondo le esigenze del trasporto del petrolio, ma hanno anche lasciato che Milosevic fosse in pratica assassinato, perché la morte di Milosevic è una morte di una persona che è stata assassinata. Sì, ma si sa. Assassinata da loro signori. Sì, però ma in compenso i russi hanno avuto mano libera in Cecenia. E sì. Lì non è che si siano comportati veramente da gentiluomini. No, questo è un discorso che vorrei sorvolare. In realtà gli altri due aspetti sono quelli più gravi. Il primo è quello contro Saddam Hussein. E qui possiamo dire che Saddam Hussein si è comportato da cretino totale. Primo, messo a disposizione di loro signori facendo la guerra contro l'Iran, e questo è stato il suo vero errore. Il secondo, quello di aver distrutto le armi chimiche di distruzione di massa, come chiedevano gli americani, pensando che questa distruzione l'avrebbe salvato dall'invasione. Era il contrario, come dimostrava il fatto che la prima guerra del Golfo, a un certo punto gli americani si sono ritirati terrorizzati dal fatto che Saddam Hussein potesse avere le armi di distruzione di massa. Esatto. Quindi è vero che chi possiede le armi di distruzione di massa, come la Corea del Nord, è salvo. Si vis pacem parabellum. È vero. Il secondo che si è fatto fregare è stato Gheddafi, e io sono convinto che Gheddafi avesse la presunzione di potersi difendere per conto suo. Non era vero, tu non ti puoi difendere per conto tuo, devi creare una catena di alleanze tali per dissuadere il nemico. Oggi ci troviamo nella stessa situazione. Sì. Ora, questa situazione a cosa porterà? Io non penso che i governanti della Siria, e non solo il capo, non abbiano e non possono fare tesoro dall'insegnamento di quello che è avvenuto prima. Posso proprio pensare. Ma infatti lui non ha fatto nessuna mossa falsa,
Bashar al-Assad? Nessuna. L'hanno attaccato gli altri, cioè lui non è che si è, cioè, o meglio, lui. Certamente. Non ha fatto nessuna cosa falsa, l'hanno attaccato gli altri. Nel suo posto io andrei a cercare le alleanze, le più possibili alleanze, anche in capo al mondo, capito? Vabbè, fossero, sì, fossero gli eschimesi, capito? Vabbè, questo sì. L'unico che poteva cercare è la Sud America, ma Sud America cosa può fare Sud America? Fa niente. Ma può fare molto. No, dico sì, può fare molto, ma militarmente parlando siamo solo il Brasile, forse, ma neanche, cioè, ma militarmente parlando siamo lontanissimi da... Non lo sai qual è una possibile e reale deterrenza, non lo sai. Noi non lo sappiamo, perché noi facciamo delle ipotesi sulla base di una personale, individuale intelligenza, di gente intelligente, però che ne sappiamo? Questo quali sì sono gli accordi internazionali? No. Ricordiamo sempre che il tripartito era un partito composto da Italia, Germania e Giappone, quindi era tripartito, si agiva a livello globalizzato, Certo. Era globale. Sì. Ora che poi questi tre partiti, chiamiamoli tre partiti, queste tre nazioni non abbiano saputo coordinarsi in maniera adeguata è colpa degli esecutori, ma non dell'idea generale di fare una guerra contro l'impero americano, coinvolgendo anche forze autoctone, perché ricordiamoci bene che il Giappone in Asia è quello che ha dato vita a tutti i movimenti indipendentisti asiatici. Sì, è vero che il Giappone ha perso, ma tutti gli altri movimenti indipendentisti che si sono sviluppati e hanno determinato l'indipendenza di tutti i paesi dell'estremo oriente è venuto proprio grazie all'input giapponese. Sì, è vero. È fuori discussione. Sì, sì, esattamente. Capito? Basta vedere che i cinesi hanno usato anche l'arma dei giapponesi e gli indonesiani pure per liberarsi dai colonizzatori europei, nel caso degli indonesiani. E anche i filippini, insomma, hanno avuto comunque una certa parte. È naturale. Naturale. Questa è la verità, no, ma adesso vedremo gli sviluppi che ci saranno. Sono curioso di capire che cosa accadrà, perché la cosa che invece mi ha veramente la dice lunga è che in questo giorno una delegazione israeliana è andata a trovare Obama. Sì. Insomma. E allora? Chissà cosa gli ha detto che deve fare, come deve agire, no? Ma gli ha detto aspetta un po' qualche giorno, poi dà l'ordine di attacco. Perché per me loro sono già pronti a attaccare. Non è assolutamente detto. Io sono sempre convinto che queste cose porteranno a dei risultati. Certo, la defezione della Russia è gravissima, ma non è la defezione dei tedeschi e soprattutto delle due carogne che li comandavano in Italia, due esponenti soprattutto delle SS, ricordiamocelo bene, sì. SS, appunto. No, la situazione era ben tragica per quanto riguardava la Germania e oggi non è ancora così tragica per quanto riguarda la Siria. Io voglio leggere due cosette da questo libro, sì, perché si sappia esattamente in che mondo viviamo. E che cosa volendo si può fare? Prego. I fatti del Nicaragua, ci parliamo qualche annetto fa, accaduti dopo l'abbattimento della dittatura di Somoza, che era stato imposto dagli USA, hanno dimostrato come nel mondo dove è espresso il terrorismo di Stato statunitense non c'è alternativa alla lotta clandestina per chi si ribella. Esatto. Non c'è alternativa. Attenzione. Alla lotta clandestina perché si ribella. Dopo la libera elezione di un governo nicaraguegno non favorevole all'invadenza degli americani, costoro organizzarono la guerriglia dei Contras e dopo aver bombardato il paese con 29.000 morti su una popolazione globale di nicaraguensi che erano veramente pochi, morti civili e 57.000 mutilati, aspetta, impongono un governo amico. Il successivo governo liberamente eletto non fa esplodere bombe a New York, chiede il rimborso dei danni dei bombardamenti alla Corte di Giustizia Internazionale.
La Corte il 27 giugno 1986 condanna gli USA a pagare i danni commessi con l'uso terrorista della forza. Attenzione, gli USA sono gli stessi che hanno pagato i terroristi che stanno massacrando la popolazione civile in Siria. Infatti, sempre loro sono. Attenti, quindi certe cose bisogna volerle fare e essere capaci di farle. Bene, bene. Gli Stati Uniti, unico paese condannato dalla Corte per terrorismo di Stato. Quindi è vero che noi diciamo quella Corte internazionale di giustizia è abbastanza embedded, ma è altrettanto vero che giustamente e opportunamente sollecitata si muove anche come di dovere. Queste cose noi le sappiamo poco e gli italiani non le sanno per niente. No. Ripeto, gli Stati Uniti, unico paese condannato dalla Corte per terrorismo di Stato, si oppongono sostenendo che non accettano giudicati internazionali sul loro operato. Infatti, sono sempre potenti. Certamente. Bisogna sapere queste cose. Meno male. Sapere con chi è. Io questa cosa l'avevo già sentita a suo tempo, quando si parlava del fatto in Nicaragua. Esattamente. Dopo hanno posto il veto ad una condanna del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e hanno dichiarato di non volersi attenere alle decisioni dell'Assemblea dell'ONU, che ingiungeva di rispettare la condanna della Corte di Giustizia. Secondo passo. Abbiamo anche qui una vittoria dell'ONU. Loro hanno detto che non c'è stavano, ma la vittoria dell'ONU c'è stata. Di fronte a tanta tracotanza e arroganza degli Stati Uniti, chi in buona fede sostiene ancora che la protesta violenta dei popoli prevaricati è moralmente condannabile, ha bisogno di un controllo della sua capacità di intendere e di volere. Infatti, e noi questa frase la facciamo nostra, facciamo nostra, capito? E come no? È chiaro. E come no? Ecco. Altra frase che vale la pena di ripetere, perché qui questi libri bisogna leggere, è vero che io sono uno dei pochi che li va a scovare e li va a leggere. Però meno male, grazie a Dio qualcuno lo fa. Dico grazie a Dio sì, perché io vorrei che questo paese lo facessero in tanti per aprirsi un po' il cervello ammuffito che ormai non se ne può più, ma non se ne può più perché io ieri parlavo con un nostro caro amico che ho fatto un'intervista, cioè qui siamo in mezzo a un popolo morto, vuoi capire no? Ma lo era schiavo, anche nel 1000, se ne frega, tengo famiglia, ma chi ma se ne lo era anche nel 1850, capito? Un popolo di morti. Sì, sì. Vabbè. La presenza nel mondo di milioni di oriane fallaci, con la loro ottusa difesa di un mondo superato dagli eventi della storia, non promette nulla di buono. Fra le ragioni delle tensioni potranno anche esserci molte espressioni di estremismo fondamentalista, islamico, ebraico, cristiano e induista. Ma gli obiettivi della più gran parte delle violenze saranno economici e politici. Sì, sì. Le religioni continueranno ad essere utilizzate come collante delle masse per sostenere principi ed interessi. È verissimo. E poi accade sempre. Esattamente. Insieme agli scontri civili interni e ai conflitti apparentemente ideali di tutti gli integralismi, la guerra mondiale, nel suo modo nuovo, violento e informale di essere combattuta, continuerà fino al paritario accesso di tutti i popoli alle limitate risorse del pianeta. Verissimo. Sì, e guarda, questo fatto è inutile che gli americani facciano di tutto per difendere la loro potenza. Ma no, ma questo tu hai detto adesso, lo sto denunciando da tempo anche il Giulietto Chiesa, quest'ultima cosa che hai detto. Esattamente. Lo so, bisogna dirlo, no? Perché quando uno dice una cosa, bisogna dirlo, a prescindere che esso sia. Esattamente. Il Giulietto Chiesa è il fatto che mette in guardia che le risorse della Terra non sono infinite, lui sostiene sempre, e per me ha ragione, che non ci può essere
una crescita infinita in un sistema finito di risorse. Ed è vero, è vero. È naturale. È naturale. Ecco, è su qui che purtroppo la massa, ma anche e soprattutto mi riferisco a quegli stronzi giornalisti, questi poveretti, perché veramente fanno, ci sono giornalisti che fanno pena, dicasi pena, sotto la pena, ma se no qua mi scappa la parolaccia, lasciamo stare. Guarda, guarda, a proposito di giornalisti, ti faccio vedere un altro libro. Tipo adesso dobbiamo chiudere, Giorgio, stiamo per arrivare al tempo superiore. Ecco, dimmi, faccio vedere il titolo, per favore. Sì. Il titolo, fallo vedere ancora. Matteo Simonetti, democrazia. Poi il fratello di Matteo. Democrazia. Ah, tutti democrazia, ho capito. Tutti gli autori che fa democrazia. Dagli. Senti cosa scrive questo Simonetti. Sì. La sensazione più forte di fronte alla visione di un telegiornale è quella di un vuoto sapientemente creato. Sì, bello. Ma scusami, tu sei mostruoso però. Ma come cacchio fai per questi libri qua? Ma dove cacchio? Ma dico, ma cosa c'hai? Hai il nastro, il rullo, no? Che tu schiacci un bottone, io c'ho il naso. No, ti appare il libro davanti al naso subito. Ma come cavolo fai? Anche stamattina ho trovato finalmente l'ultima edizione di Navi e Poltrone. Sì. E dove hai trovato? Quella con tutta la sentenza. Ma ce l'ho anch'io quello lì. Ce l'ho anch'io. Tutta la sentenza, siccome io avevo prima la prima edizione che non c'era la sentenza, oggi ho trovato quello invece con la sentenza. Io ti dico, guarda, io ammiro, oltre a quello che, guarda, grazie a Dio, quello che mi insegni, che mi dai, ma ammiro la tua incredibile capacità, che qualsiasi argomento che si parli, tu allunghi un braccio, taf, te lo metti dentro. No, sembra che c'è un bottone, che ne so, cioè una cosa, io non ho mai visto in vita mia una cosa simile, ma veramente mai vista. Sì, te lo confermo, senti cosa continua questo. Sì. Il telegiornale è ipoinformazione, cioè sottrazione di ogni informazione pregnante e sua sostituzione con una non notizia. Esatto, giusto. Ma guarda, questa qui è la descrizione perfetta. Infatti io dico sempre che allora ti dico un esempio, facciamo un esempio per capire i nostri amici. Allora, noi in Italia abbiamo 7 telegiornali, no? 3 da Rai, 3 Mediaset e poi la 7. Sono quelli più visti, no? E la chiamano libertà di informazione. No, aspetta. Se uno li guarda attentamente, vede come se cantassero dei polli in batteria, ognuno con una nota. Sì. Ecco. Ma però si fanno solo propaganda. Tu pensa che noi italiani, io parlo di italiani diciamo come massa, non parlo di quelli più specialisti. Certo. Per sapere che cosa accade, per dire, al loro portafoglio, alla loro salute e a certi diritti, si devono guardare Striscia la Notizia. Certo. È verità, cioè un programma comico che fa informazione, è un programma di informazione che fa ridere, per non piangere. Cioè, questo, siamo ridotti a questo punto e questo fatto deve far riflettere sull'inutilità di certo modo di fare informazione, che non è informazione, per me è disinformazione. E questo schieramento è di teste di zucca che sono state messe, teste vuote, zucche vuote, per coprire la reale informazione. Esatto, ma infatti, e più aumenti il numero dei TG, più le teste di cazzo sono presenti sotto le facce più appariscenti. Come formiche, non so come dire, come le cavallette, anzi. Si moltiplica come cavallette, è una cosa pazzesca, cioè io mi domando come si fa a dire che questi signori sono giornalisti, ma questo qui. No, allora, vabbè, sono giornalisti, questi sono i giornalisti, il giornalista che passa il convento. Il giornalista che deriva dal giornale, cioè quello che fa un giornale, che significa? Significa uno che deve scrivere quello che veramente vede e quello che veramente sa, e lasciare poi a chi legge la sua opinione, cioè espone un fatto, cioè deve essere quello, cioè dare l'informazione a qualsiasi essa sia, liberamente, senza condizioni di sorta, di politica, eccetera. Per esempio, già i giornali politici per me non sono più giornali, ma è carta straccia, non dovevano nemmeno esistere. Se deve esistere, cioè giornali di opinione, di tutte le opinioni, che si parla di tutto, intervengono tutti, ognuno dice la sua. Poi da lì ognuno poi filtra, mette sulla bilancia quello che è il peso delle idee. Ovvio che poi il peso delle idee vuol dire
in quello che tu esprimi, ma che poi sia che poi possa essere fattibile, perché se tu quello che esprimi ma non è fattibile, cioè, praticamente esprimi, non esprimi un granché, voglio dire. Quindi, non è un'idea ma politica, i giornalisti oggi sono tutti delle prostitute prezzolate di alto bordo che pigliano per il culo chi li guarda in televisione e chi li legge sui giornali. Cioè, magari riuscissero, non ci arrivano nemmeno a prendere per il culo, ripetono pappagallescamente quello che gli viene detto di dire. Ma sì, fammi concludere, certo, prima che finisca, certo, il tempo. No, ma ieri durante l'intervista si parlava, guarda, attenzione, si parlava proprio del fatto, la differenza fra la stampa italiana del dopoguerra e la stampa italiana durante il fascismo. Allora, certamente. No, ma c'è una bella differenza. Perché? Certo, durante il fascismo c'erano degli opinionisti che scrivevano comunque, certo, facevano parte di una certa corrente, ma c'erano anche moltissimi, no, ma io, sai cosa ho scoperto? E sapevano quello che dicevano. Giorgio, scusami Giorgio, io vorrei che tu mi ascoltassi, sì, attentamente quello che dico io. Io, sì, ho letto, andando, sì, in giro per le biblioteche di mezza Italia, ho letto i giornali durante il fascismo, sia nazionali, sì, che locali. Poi ho fatto delle comparazioni con quelle di oggi. Sai cosa io ho notato? Che durante il fascismo certe cose si dicevano, anzi c'era più libertà allora. Ma ti immagini, certo. Ma non solo, certo, vogliamo ricordare un'altra cosa. Tu sai che allora l'unica dittatura al mondo, ripeto, l'unica dittatura al mondo che si è permesso di avere in seno una critica a se stessa, cioè critica fascista, solo l'Italia l'ha avuta, perché non c'è stata in Germania critica nazionale socialista oppure critica comunista in Russia. Cioè, invece in Italia abbiamo avuto critica fascista, no? Certamente. Ecco, voglio dire, già questo deve far capire molte cose. Poi tu pensi che mi potrai correggere se mi dico una cavolata. Mi risulta da quello che ho letto, ripeto, da quello che ho letto, che addirittura le riviste tipo il Bargello di Pavolini, l'Universale di Bertolucci e tante altre, anche se minori ma non per questo meno importanti, addirittura erano critiche alla linea del regime, cioè direttori fascisti come è naturale, e poi ci facevano critiche al fascismo, cioè, ma che erano fascisti anche loro, certamente, no, una cosa del genere. Se tu oggi sei uno del sistema e critichi il sistema, ti sbattono fuori. È chiaro? Esattamente. Oh, questo è chiaro, evidentissimo. Ma che no, va detto, noi abbiamo sempre detto, fammi concludere questo. Prego, concludiamo, e poi dopo sì, chiudiamola. Scusami. Sì, pensate all'importanza che in termini di tempo e di evidenza viene data quotidianamente alla meteorologia. Fatti tanto banali come la successione di giorni di pioggia e bel tempo, l'alternanza di temperature e pressioni basse e alte e via dicendo, riempiono lo spazio che potrebbe essere riservato a riflessioni importanti su vicende di politica estera, alla spiegazione di nuove leggi, eccetera. Tale vuoto però va mascherato per evitare la sempre possibile catastrofe del renudo scoperto da un bambino. Sì. Ecco allora che compare una vera e propria risemantizzazione dell'evento meteorologico, costruita con sapienti quanto costruiti agganci a fenomeni più pratici, come il traffico, i danni alle colture e al turismo. Ecco i collegamenti dalle città con intervisto tipo: ha visto com'è stato caldo oggi? Sì, molto più di ieri. Speriamo che domani rinfreschi. È vero. L'importante è che i nostri amici capiscono la logica di tutte queste cazzate. Collegamenti che hanno la funzione di testimoniare la presunta eccezionalità dell'evento, come se si trattasse di testimonianze oculari di un omicidio di un capo di Stato. È vero. Si tratta di falsa informazione, non nel senso di informazione bugiarda, ma in quello di non informazione. Infatti. Questo inganno nei confronti di tutti noi poggia sul fatto che per decenni il telegiornale fu quello delle reti RAI, cioè in un certo senso espressione dello Stato. Esatto. Era quindi normale
per il telespettatore ritenere che se ci fosse stato qualcosa di importante da sapere, il servizio pubblico ne avrebbe parlato. È vero, bravo, bello. Ecco dov'è la falsità. Ecco dov'è la vera falsità, dove ci sono centinaia di telegiornali apparentemente espressione di una libertà di informazione, laddove tutti ripetono le stesse cose, leggono le stesse veline, altro che durante il fascismo, e in più negli spazi di tempo dicono quanto è bello, quanto è caldo, quanto è freddo, e va a intervistare tutto lì, tutto lì. Senti Giorgio, solo se hanno la diarrea o ci sono cagati addosso. Giorgio, senti, adesso devo chiudere qui. Allora domani vorrei parlarti del gettito fiscale dello Stato italiano, cioè di noi che lavoriamo, cioè di chi produce questo paese. Sì. E perché ho due cose da dire in proposito e vorrei proprio una tua opinione, anzi che sono convinto che l'argomento interesserà moltissimo anche chi ci ascolterà. Quindi domani o massimo settimana lo facciamo assolutamente. E, perché ho delle cose che ti voglio dire e voglio la tua opinione in merito. E sono convinto che chissà quante cose tiri fuori anche tu, perché so che già ti prepari con il tuo rullo e i libri che passano da una parte all'altra che tu mi prendi. Sono già convinto. Senti, allora ci sentiamo domani alla stessa ora sul canale dell'Accademia della Libertà. Posso dire così, no? Sì, esattamente. Ecco, tu che sei il nostro illustrissimo, devo dire, il rettore, il magnifico rettore, anche se non riconosciuto dal Ministero degli Asini, ma sei riconosciuto dal Ministero della Gente che vuole sapere, che vuole usare la propria testa. E ricordiamoci sempre che ci troviamo in questa fase, la fase vera. Vediamo? Emanuele Todd, dopo l'inverno. Sì, fase vera, certo, come ho detto prima, grazie. E allora a presto. Ti saluto, grazie a te. Anche a te, ciao. Pensa a proposito, fai circolare queste interviste. Certamente, dopo te lo dico. Ciao. Va bene. Ci vediamo, ciao. Pace bene, ciao.